Cari amici, buonasera e ben ritrovati. Oggi ci troviamo allo Sporting Club di Monza per un'occasione veramente speciale, la presentazione di una nuova rivista, Benessere e Salute Oggi, diretta dal professor Pasini del gruppo Press Video Edizioni. Tanto fermento per la serata, numerosi invitati e anche personaggi dal mondo dello spettacolo. Questa sera cogliamo l'occasione per lanciare un nuovo prodotto editoriale, Benessere e Salute Oggi, diretto dal professor Pasini. Noi lo editiamo come Presidio Edizione, siamo un piccolo gruppo, già presenti sul mercato ormai 2 anni con Club Italia Magazine. Ci accingiamo a sviluppare altri prodotti, di cui uno è questo, l'altro è l'arte di amarsi e prossimamente con un altro prodotto editoriale che sarà Gustare d'Italia. Siamo molto grati a Pasini di averci dato questa possibilità. E adesso siamo in compagnia con il professor Willy Pasini, direttore responsabile di Benessere e Salute Oggi, psichiatra, sessuologo e autore di numerosi libri di successo, quindi non c'è bisogno veramente di presentazione. Professor Pasini, intanto grazie per la sua disponibilità. Grazie a voi. Ecco, e comincerei proprio dalla rivista. Sfogliando la rivista ho visto che accanto a numerosi articoli di medicina ci sono anche articoli che riguardano tematiche legate al benessere in generale. Ecco, perché lei come medico ha questo interesse per il benessere? La medicina è cambiata, cioè c'è stata una medicina delle urgenze, poi una medicina per modificare le epidemie. E adesso c'è anche la medicina del benessere, perché le persone non vogliono più essere sane ma vogliono vivere meglio e quindi ci domandano a noi medici delle cose che noi non abbiamo studiato nelle scuole di medicina. Cioè noi come medici abbiamo studiato il dolore e come combattere il dolore, mentre adesso le persone ci domandano qualcosa sul benessere o sul piacere, e questa è una nuova pista della medicina e quindi io devo formare anche i giovani medici in questo spazio. Sul primo numero della rivista che presenta oggi, lei ha pubblicato un bellissimo articolo su Dioniso e il vino. Ma allora, lei è a favore del consumo dell'alcol? No, come psichiatra io vedo l'alcolismo, quindi l'aspetto patologico dell'alcol. Come gastronomo, membro dell'Accademia Italiana della Cucina, invece so che il vino è un aspetto bello della vita che dà benessere. Lei è autore di numerosi libri editi da Mondadori e so che ne sta uscendo un altro, Ristoranti Galeotti. Di cosa si tratta? Del rapporto tra sesso e cibo, praticamente. Cioè sono ristoranti scelti perché hanno anche delle stanze dove le persone possono andare a riposare o andare a fare qualche altra cosa dopo aver gustato nel ristorante il cibo. Ecco. Beh, meraviglioso veramente, in Italia quindi? Sì, certo, sì, abbiamo diviso per 9 coppie, no? Coppia segreta, coppia trasgressiva, eccetera, eccetera, e per ciascuna abbiamo trovato 5 ristoranti. A ciascuna coppia quindi il suo ristorante. Splendida rivista, dottor De Meo, davvero splendida, con un contenuto molto interessante, un contenuto che tocca tutti i cittadini, qualsiasi cittadino, giovane, adulto, soprattutto in questo momento dove c'è un forte bisogno di conoscere, di conoscenza, di prevenzione alla salute. In qualità di presidente alla Commissione alla Salute del Comune di Monza sono davvero lieta. Sono quasi emozionata, anzi sono emozionata, che il battesimo di questa importante rivista si sta tenendo nella nostra splendida città di Monza, nonché ora capoluogo di provincia. Il tema di una nascita di una nuova rivista è sempre un momento importante, un momento positivo. È un momento importante perché è un momento culturale, è un momento di vivacità imprenditoriale, è un momento che dimostra quella
capacità nostra, Brianzola, ma direi in generale lombarda, di saper fare confrontandosi sui temi più importanti, più significativi, a volte quelli anche più futili, ma comunque sia sempre con una concretezza, con una capacità di fare e di pensare importante. Bene, un'avventura editoriale è un luogo dove il saper fare di un imprenditore diventa anche un saper proporre cose nuove, cose belle, cose importanti. Allora, ho pensato di fare una ricerca che ho chiamato Eros Fem, poi vi trovate i dettagli sulla rivista Benessere e Salute Oggi, e abbiamo i primi 300 dati di questa indagine, e è interessante vedere alcune cose. Ad esempio, che l'80% delle donne oggi come oggi dice di masturbarsi, e che il 90% di queste dice di provare molto piacere nel farlo. Qualcosa quindi che va un po' contro l'idea, no, che avevamo nel passato della donna che in realtà non aveva un buon rapporto col proprio corpo, non si toccava. Ma il dato forse più interessante è quello invece che la donna conferma una cosa che pensavamo fosse veramente uno stereotipo. Il 70% dichiara che è molto importante il sentimento che prova verso il partner per provare piacere. Solo il 10% delle donne dice che è molto importante la dimensione del pene. E quindi mi sembra che il titolo della rivista si sposi bene con la ricerca che ho fatto. Buona lettura e grazie ancora al mio maestro e al mio ispiratore. Appunto, con questa possibilità che Pasini mi dà, io mi impegnerò a scrivere articoli che riguardano la sostenibilità, che riguardano il benessere in architettura, che può essere affrontato in diversi modi, sia considerando l'involucro esterno di un edificio che invece l'interno. Perché questo si chiama correttivo personalizzato, che deve stare bene alla persona che lo indossa, non la moda. Cos'è la moda? La moda la fanno chi eventualmente non sa quel che dice, perché questo deve essere una cosa che sta bene, perché una donna può essere timida, una donna può essere, diciamo, romantica, può essere aggressiva, eccetera, eccetera. Questo vuol dire la personalizzazione, come questo signore ha la bella sciarpa al collo, perché lui si sente bene così. E allora o fa bene a me, se la scusate, fa benissimo, fa male a nessuno. Vi faccio lavorare io, perché vi faccio 8 domande su cibo e sesso e dovete rispondere per alzata di mano, ok? E poi vediamo se siete, perché io ho le risposte degli italiani, e vediamo questo gruppo e se è più erotico o più gastronomico. Tu mi aiuti a contare? Allora, la prima domanda è: essere innamorati ha influenza sul suo appetito? Prima risposta: sì, me lo aumenta. Seconda: no, me lo fa passare. Il terzo elemento uguale non lo facciamo, facciamo sì e no. Quindi sì? Sì, me lo fa aumentare. 1, 2. 6, 7. 8, 9, 10, 16. No, me lo fa abbassare. 15. Quindi il no vince nettamente. In genere negli italiani, nelle donne l'appetito si abbassa. Infatti dimagriamo quando siete innamorati, innamorate, e mentre negli uomini aumenta. Poi la bocca tua si accende